Francesca Burlini, ho appena concluso il corso con Lorenzo Flaherty, che è stato un insegnante davvero eccezionale. In 2 giorni abbiamo veramente imparato tanto e è stata proprio un'esperienza illuminante che sicuramente consiglierei. Ciao, io sono Alexandra Budiano, ho appena finito il corso con Lorenzo Flaherty e sono eccitatissima, è stato bellissimo, ho avuto tanto da imparare. Salve, sono Paolo Burzio, abbiamo appena finito il corso, è stato entusiasmante, mi ha illuminato su un sacco di piccole chicche che solo l'esperienza può dare, l'esperienza che Lorenzo ha, e ci è riuscito a trasmettere con una facilità e con una pazienza che. Sono Valentina La Russa, sono felicissima di aver partecipato a questo corso di recitazione con Lorenzo Flaherty perché è stato innanzitutto a livello umano una persona meravigliosa, alla mano, che era in mezzo a noi, umanamente, quindi noi ci siamo sentiti a proprio agio, ci ha trasmesso tantissimo. Mazzini Rosa e sono super contenta di quello che ho appreso perché è molto formativo. Abbiamo avuto un insegnante super che è Lorenzo Flaherty, che ci ha spiegato molte cose che ci serviranno in futuro. Ciao, sono Cristiano, ho 48 anni, attore. Oggi ho fatto, finiamo anzi, questa 2 giorni con Lorenzo Flaherty, un corso meraviglioso, con una persona meravigliosa e ringrazio la Damantis per l'opportunità che ci ha dato, perché insomma, lavorare con grossi artisti di questo calibro, oggi abbiamo riscoperto una persona meravigliosa, un corso fatto bene. Ciao, sono Roberto Vicentini, ho 24 anni e vengo da Verona. Oggi abbiamo finito il corso di 2 giorni con Lorenzo Flaherty, un attore molto famoso, ma soprattutto una brava persona, una bella persona. È un docente che sa quello che dice e quello che fa. Quindi mi ritengo molto soddisfatto e. Ciao, sono Valentina Di Simone e oggi abbiamo appena finito il corso cinematografico con Lorenzo Flaherty e sono stata molto soddisfatta, una splendida persona, un bellissimo corso, tutto, anche i ragazzi del gruppo sono stati molto bravi. Ciao a tutti, sono Maria Iozzi e ho appena finito il corso, spero di farne altri di questi corsi. È un gruppo fantastico, è stato creato e. Ciao, sono Gloria Gordini, ho appena finito il corso con Flaherty, sono contentissima. Ho fatto anche degli altri corsi, però devo dire che lui veramente ha una marcia in più. Ciao, sono Luca Rigatieri, ho partecipato a questo corso di recitazione. Cosa posso dire? Esperienza bella e positiva. Ho conosciuto tante altre persone nuove e pronto a rifarla e ho arricchito la mia esperienza, il mio. Questo, la conoscenza innanzitutto, ok? Andare l'approccio sulla scena, che significa una scena, come la si legge una scena, come la si memorizza una scena, come la si interpreta una scena, ok? Basta per tutti, basta per tutti, basta per tutti, basta perché sembra un attore che sta provando le tonalità, va bene? Dove discuteremo con full immersion di tutto, sempre in maniera semplice, punto per punto, a qualsiasi cosa. Chiedetemi finché io potrò, mi auguro di sì, risponderò in maniera adeguata, però sul set tutti lavorano per te. Questo vuol dire, quando tutti lavorano per te, vuol dire che tu devi vivere quel presente lì. Gli autori, il regista, il produttore. Diventa veramente un lavoro importante di gruppo, perché anche quello aiuta. Io, ad esempio, faccio così, faccio. A1, A2, A3 e attraverso questo diventa tutto più facile. Questo te lo apro, è una cosa in più. Vedi, ogni volta troviamo qualcosa in più. Scarica la tensione, questo è un altro esercizio che si fa. Guarda, guardami, mettiti così. Ti amo, ti uccido, ti ho detto, basta, niente, ti uccido.
Diventa grande così. Ragazzi, attenti, mi stanno sparando! Lei non è nella condizione di poter prendere certe decisioni. Sbaglio o ci davamo del tu tempo fa? Allora, il rilassamento. Rilassamento. Come andata ieri sera? Era più facile di permetterlo. Sono molto... Beh, io sono una naturista. Cioè, io fossi nuda sarei proprio nel mio. Siamo d'accordo, siamo d'accordo! Cosa vuol dire personaggio, analisi, sensazioni, l'attore? Non oso pensare, appunto, che magari addirittura diventa cieco durante la vita. No, perché alla fine non cieco. Adesso io parlo fra me e me. Non è detto che debba essere. Deve sempre piangere. Cioè, no! Vuole... Buio. 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 Sulla scatola c'è scritto laverai. Al mattino poi la sgonfio, la piego e la metto nel cassetto. Lui dice sempre che la casa è il posto di una donna. E io voglio essere una donna. Ah. Hai imparato a fare la doccia da sola. Spesso facciamo l'amore sotto la doccia. Poi andiamo lì. Sono perfetta. Mi metto un buon profumo e andiamo. Quando torno a casa è tutto pulito e la cena è pronta in un lampo. Sapete, ragazzi, è molto meglio di una donna reale. Sono felice. Allora è questo essere donna. Mi picchia fino a farmi svenire, non so cosa fare, ho paura. Ma certo che ti picchio, che certo che ti picchio! Perché tu non hai capito una cosa fondamentale. Tu non hai capito che sei mia, lei non ha capito che è mia!